c'è nostra salvezza. Cristo nostra luce, nostra salvezza. Rendiamo grazie a Dio. Cristo nostra luce, nostra salvezza. Thank you.
Preghiamo. Fratelli e sorelle, dopo il solenne inizio della veglia, ascoltiamo a cuore sereno la parola di Dio. Meditiamo come nell'antica alleanza Dio ha salvato il suo popolo e nella pienezza dei tempi ha mandato a noi il suo Figlio come Redentore. Preghiamo perché Dio nostro Padre porti a compimento quest'opera di salvezza realizzata nella Pasqua. Dal libro della Genesi. In principio Dio creò il cielo e la terra. La terra era in forma e deserta e le tenebre ricoprivano l'abisso e lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque. Dio disse: sia la luce, e la luce fu. Dio vide che la luce era cosa buona e Dio separò la luce dalle tenebre. Dio chiamò la luce giorno mentre chiamò la tenebre. E fu sera e fu mattina, giorno primo. Dio disse: sia un firmamento in mezzo alle acque per separare le acque dalle acque. Dio fece il firmamento e separò le acque che sono sotto il firmamento dalle acque che sono sopra il firmamento. E così avvenne. Dio chiamò il firmamento cielo. E fu sera e fu mattina, secondo giorno. Dio disse: le acque che sono sotto il cielo si raccolgano in un unico luogo e appaia l'asciutto, e così avvenne. Dio chiamò l'asciutto terra, mentre chiamò la massa delle acque mare. Dio vide che era cosa buona. Dio disse: la terra produce germogli, erbe che producono seme e alberi di frutto che fanno sulla terra frutto con il seme, ciascuno secondo la propria specie, e così avvenne. E la terra produsse germogli, erbe che producono semi, ciascuna secondo la propria specie, e alberi che fanno ciascuno frutto con il seme secondo la propria specie. Dio vide che era cosa buona, e fu sera, e fu mattina, terzo giorno. Dio disse: ci siano fonti di luce nel firmamento del cielo per separare il giorno dalla notte, siano segni per le feste, per i giorni e per gli anni, siano fonti di luce nel firmamento del cielo per illuminare la terra. E così la fine. E Dio fece le due fonti di luce grandi, la fonte di luce maggiore per governare il giorno e la fonte di luce minore per governare la notte e le stelle. Dio le pose nel firmamento del cielo per illuminare la terra e per governare il giorno e la notte e per separare la luce dalle tenebre. Dio vide che era cosa buona, e fu sera e fu mattina, quarto giorno. Dio disse: le acque comunichino di essere viventi e uccelli volino sopra la terra davanti al firmamento del cielo. Io creò i grandi mostri marini e tutti gli esseri viventi che guizzano e brulicano nelle acque secondo la loro specie, e tutti gli uccelli alati secondo la loro specie. Dio vide che era cosa buona. Dio li benedisse: siate fecondi e moltiplicatevi e riempite le acque dei mari. Gli uccelli si moltiplicano sulla terra. E fu sera e fu mattina, quinto giorno. Dio disse: la terra produca esseri viventi secondo la specie, bestiame, rettili, animali selvatici, secondo la specie. E così avvenne. Dio fece gli animali selvatici secondo la loro specie, bestiame secondo la propria specie e tutti i rettili del suo secondo la loro specie. Dio vide che era cosa buona. Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine,
secondo la nostra somiglianza, domini sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo, sul bestiame e su tutti gli animali selvatici e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. E Dio creò l'uomo a sua immagine. A immagine di Dio la creò, maschio e femmina li creò. Dio li benedisse e Dio disse loro: siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra e soggiogatela, dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e su ogni essere vivente che striscia sulla terra. Dio disse: ecco, io vi do ogni erba che produca seme e che è su tutta la terra, e ogni albero fruttifero che produce seme sarà il vostro cibo. A tutti gli animali selvatici, a tutti gli uccelli del cielo e a tutti gli esseri che strisciano sulla terra e nei quali ha tutta ogni vita, Dio do il cibo ogni erba verde. E così avvenne. Dio vide quanto aveva fatto ed ecco, era cosa molto buona, e fu sera e fu mattina, sesto giorno. Così furono portati a compimento il cielo e la terra e tutte le loro schiere. Dio nel settimo giorno portò a compimento il lavoro che aveva fatto e cessò nel settimo giorno da ogni suo lavoro che aveva fatto. Parola di Dio. Ripetiamo insieme: manda il tuo spirito, Signore, a rinnovare la terra. Manda il tuo spirito, Signore, a rinnovare la terra. Benedici il Signore, anima mia. Sei tanto grande, Signore mio Dio, sei rivestito di maestà e di splendore, avvolto di luce come di un manto. Manda il tuo spirito, Signore, a rinnovare la terra. Egli fondò la terra sulle sue basi, non potrà mai vacillare. Tu l'hai coperta con l'oceano come una veste. Al di sopra dei monti stavano le acque. Manda il tuo spirito, Signore, a rinnovare la terra. Tu mandi nelle valli acque sorgive, perché scorrono tra i monti. In alto abitano gli uccelli del cielo e cantano fra le frutte. Manda il tuo spirito, Signore, a rinnovare la terra. Dalle tue dimore tu irrighi i monti, e con il frutto delle tue opere si sazia la terra. Tu fai crescere l'erba per il bestiame e le piante che l'uomo coltiva per trarre cibo dalla terra. Manda il tuo spirito, Signore, a rinnovare la terra. Quante sono le tue opere, Signore? Le ha fatte tutte con saggezza, la terra è piena delle tue creature. Benedici il Signore, anima mia. Manda il tuo spirito, Signore, a rinnovare la terra. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, ammirabile in tutte le opere del tuo amore, illumina le infinite credenti, perché comprendano che se fu grande l'inizio della creazione del mondo, ben più grande della pienezza dei tempi fu l'opera della nostra redenzione nel sacrificio pasquale di Cristo Signore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Gli egiziani sapranno che io sono il Signore.
quando dimostrerò la mia gloria contro il faraone, i suoi carri e i suoi cavalieri. L'angelo di Dio che precedeva l'accampamento di Israele cambiò posto e passò indietro. Anche la colonna di nube si mosse e dal davanti passò dietro. Andò a corsi tra l'accampamento degli egiziani e quello di Israele. La nube era tenebrosa per gli uni, mentre per gli altri illuminava la luce. Così gli uni non poterono avvicinarsi agli altri durante tutta la notte. Allora Mosè stese la mano sul mare e il Signore, durante tutta la notte, risospinse il mare con un forte vento d'oriente, rendendolo asciutto. Le acque si divisero. Gli israeliti entrarono nel mare sull'asciutto, mentre le acque erano per loro un muro a destra e a sinistra. Gli egiziani inseguirono. I cavalli del faraone, i suoi carri e i suoi cavalieri entrarono dietro di loro in mezzo al mare. Ma alla veglia del mattino il Signore, dalla colonna di fumo e di nube, gettò uno sguardo sul campo degli egiziani e lo mise in ruota. Frenò le ruote dei loro carri, così che a stento riuscivano a spingerle. Allora gli egiziani dissero: fuggiamo di fronte a Israele, perché il Signore combatte per loro contro gli egiziani. Il Signore disse a Mosè: stendi la mano sul mare, le acque si riversino sugli egiziani, sui loro carri e i loro cavalieri. Mosè stese la mano sul mare e il mare. Sul far del mattino tornò al suo livello consueto, mentre gli egiziani, fuggendo, gli si dirigevano contro. Il Signore li travolse così in mezzo al mare. Le acque ritornarono e sommersero carri e i cavalieri di tutto l'esercito del faraone che erano entrati nel mare dietro a Israele. Non ne scappò neppure uno. Invece gli israeliti avevano camminato sull'asciutto in mezzo al mare, mentre le acque erano per loro un muro a destra e a sinistra. In quel giorno il Signore salvò Israele dalla mano degli egiziani e Israele vide gli egiziani morti sulla riva del mare. Israele vide la mano potente con la quale il Signore aveva agito contro l'Egitto, e il popolo temette il Signore e credette in lui e in Mosè suo servo. Allora Mosè e gli israeliti cantarono questo canto al Signore e dissero: cantiamo al Signore, stupenda la sua vittoria. Cantiamo al Signore, stupenda la sua vittoria. Voglio cantare al Signore perché ha mirabilmente trionfato. Cavallo cavaliere agitato nel mare. Mia forza è il mio canto, il Signore, egli è stato la mia salvezza. È il mio Dio, lo voglio lodare, il Dio di mio padre, lo voglio esaltare. Cantiamo al Signore, stupenda la sua gloria. Il Signore è un guerriero, il Signore è il suo nome. I capi del faraone e il suo esercito li ha scagliati nel mare. I suoi combattenti scesi furono sommersi nel mar Rosso. Cantiamo al Signore, stupenda la sua gloria. Gli abissi li ricoprirono, sprofondarono come pietra. La tua destra, Signore, è gloriosa per la potenza. La tua destra, Signore, annienta il nemico. Cantiamo al Signore, stupenda la sua gloria. Tu lo fai entrare con gli anti sul monte della tua eredità, luogo che per tua dimora, Signore, hai preparato il santuario. Le tue mani, Signore, hanno fondato. Il Signore regna in eterno e per sempre. Cantiamo al Signore, stupenda la sua gloria. Preghiamo. O Dio, anche in questi giorni vediamo risplendere i tuoi antichi prodigi. Ciò che hai fatto con la tua mano potente per liberare un solo popolo dall'oppressione del faraone, ora lo compi attraverso l'acqua del
dal libro del profeta Isaia. Tu scuso il tuo creatore, Signore degli eserciti è il tuo nome, tuo redentore il Santo di Israele, è chiamato Dio di tutta la terra. Come una donna abbandonata e con l'anima afflitto, ti ho richiamato il Signore. Viene forse ripudiata la donna sposata in gioventù, dice il tuo Dio. Per un breve istante ti ho abbandonata, ma ti raccoglierò con immenso amore. In un impeto di collera ti ho nascosto per un poco il mio volto, ma con affetto perenne ho avuto pietà di te, dice il tuo Redentore, il Signore. Ora è per me come i giorni di Noè, quando giurai che non avrei più riversato le acque di Noè sulla terra. Così ora giuro di non adirarmi più con te e di non minacciarti. Anche se i mondi si spostassero e i colli vacillassero, non si allontanerebbe da te il mio affetto, né vacillerebbe la mia alleanza di pace, dice il Signore che ti usa misericordia. Afflitta, percossa dal turbine, sconsolata, ecco io pongo sul tibio delle tue e sugli zaffiri pongo le tue fondamenta. Farò di rubini la tua merlatura, le tue porte saranno di berilli, tutta la tua città sarà di pietre preziose. Tutti i tuoi figli saranno discepoli del Signore. Grande sarà la prosperità dei tuoi figli, sarà fondata sulla giustizia. Tieniti lontana dall'oppressione, perché non dovrai temere dallo spavento, perché non ti stia accorterando. Parola di Dio. Ti esalterò, Signore, perché mi hai sollevato. Ti esalterò, Signore, perché mi hai sollevato. Ti esalterò, Signore, perché mi hai sollevato. Non hai permesso ai miei nemici di gerire su di me. Signore, hai fatto risalire la mia vita dai miei. Mi hai fatto rivivere perché non scendetti nella fossa. Ti esalterò, Signore, perché mi hai sollevato. Cantate inni al Signore, o suoi fedeli, dalla sua santità celebrate il ricordo, perché la sua collera dura un istante, la sua bontà per tutta la vita. Alla sera ospite il pianto e al mattino la gioia. Ti esalterò, Signore, perché mi hai sollevato. Ascolta, Signore, abbi pietà di me. Signore, vieni in mio aiuto. Hai mutato il mio lamento in danza. Signore mio Dio, ti renderò grazie per sempre. Ti esalterò, Signore, perché mi hai sollevato. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, unica speranza del mondo, che mediante l'annuncio dei profeti hai rivelato i misteri che oggi celebriamo, ravviva la nostra sete di te, perché soltanto con l'azione del tuo Spirito possiamo progredire nelle vie del bene. Per Cristo nostro Signore. Amen.
chiamerai gente che non conoscevi. Accorreranno a te nazioni che non ti conoscevano. A causa del Signore tuo Dio, del Santo di Israele, che ti onora. Cercate il Signore mentre si fa trovare. Invocatelo mentre è vicino. L'empio abbandoni la sua via e l'uomo inimico i suoi pensieri. Ritorna al Signore che avrà misericordia di lui e al nostro Dio che largamente perdona. Perché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre vie non sono le mie, oracolo del Signore. Quanto il cielo sovrasta la terra, tanto le mie vie sovrastano le vostre vie, i miei pensieri sovrastano i vostri pensieri. Come infatti la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver irrigato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, perché dia il seme a chi semina e il pane a chi mangia, così sarà la mia parola uscita dalla mia bocca, non ritornerà a me senza effetto, senza aver operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l'ho mandata. Parola di Dio. Attingeremo con gioia alle sorgenti della salvezza. Preghiamo. O Dio che accresci sempre la tua Chiesa, chiamando nuovi figli da tutte le genti, custodisci nella tua protezione coloro che fai rinascere dall'acqua del battesimo. Per Cristo nostro Signore. Amen. Dove la forza, dove l'intelligenza, per
comprendere anche dov'è la longevità della vita, dov'è la luce dei miei occhi e la pace. Ma chi ha scoperto la sua dimora, chi è penetrato nei suoi tesori? Ma colui che sa tutto, la conosce e l'ha scrutata con la sua intelligenza. Colui che ha formato la terra per sempre e l'ha riempita di quadrupedi. Colui che manda la luce ed essa corre, l'ha chiamata ed essa gli ha obbedito con tremore. Le stelle hanno brillato nei loro posti di guardia e hanno gioito. Egli li ha chiamate e hanno risposto, eccoci. E hanno brillato di gioia per colui che li ha creati. Egli è il nostro Dio e nessun altro può essere confrontato con Lui. Egli ha scoperto ogni via della sapienza e l'ha data a Giacobbe, suo servo, a Israele, suo amato. Per questo è apparsa sulla terra e ha vissuto fra gli uomini. Essa è il libro dei credenti di Dio e la legge che sussiste in eterno. Tutti coloro che si attengono ad essa avranno la vita, quanti l'abbandonano moriranno. Ritorna, Giacobbe, e accoglila, cammina allo splendore della sua luce. Non dare a un altro la tua gloria, né i tuoi privilegi a una nazione straniera. Beati siamo noi, o Israele, perché ciò che piace a Dio è da noi conosciuto. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Signore, tu hai parole di vita eterna. Signore, tu hai parole di vita eterna. La legge del Signore è perfetta, rinfranca l'anima. La testimonianza del Signore è stabile, rende saggio il semplice. Signore, la parola di vita eterna. I precetti del Signore sono retti, fanno gioire il cuore. Il comando del Signore è limpido, illumina gli occhi. Signore, la parola di vita eterna. Il timore del Signore è puro, rimane per sempre. I giudizi del Signore sono fedeli, sono tutti giusti. Più preziosi dell'oro, di molto oro fino, più dolci del miele e di un favore stillante. O Dio, che nelle pagine dell'Antico e Nuovo Testamento ci insegni a celebrare il mistero pasquale, fa che comprendiamo l'opera della tua misericordia, perché i doni che oggi riceviamo confermino in noi la speranza dei beni futuri. Per Cristo
Dal libro del profeta Ezechiele. Mi fu rivolta questa parola del Signore. Figlio dell'uomo, la casa di Israele, quando abitava la tua terra, la resi impura con la sua corrotta e le sue azioni. Perciò ho riversato su di loro la mia ira per il sangue che avevano sparso nel paese e per i idoli con i quali l'avevano contaminato. Li ho dispersi tra le nazioni e sono stati dispersi in altri territori. Li ho giudicati secondo la loro condotta e le loro azioni. Giunsero tra le nazioni dove erano stati spinti e profanarono il mio nome santo. Perché di loro si diceva, costoro sono il popolo del Signore e tuttavia sono stati scacciati dal suo paese. Ma io ho avuto riguardo del mio nome santo, che la casa di Israele aveva profanato fra le nazioni presso le quali era giunta. Perciò annuncia la casa di Israele, così dice il Signore Dio. Io agisco non per riguardo a voi, casa di Israele, ma per amore del mio nome santo, che voi avete profanato fra le nazioni, presso le quali siete giunti. Santificherò il mio nome grande, profanato fra le nazioni, profanato da voi in mezzo a loro. Allora le nazioni sapranno che io sono il Signore, oracolo del Signore Dio. Quando mostrerò la mia santità in voi davanti ai loro occhi. Vi prenderò dalle nazioni, vi raccoglierò da ogni terra e vi condurrò sul vostro suolo. Vi spargerò con acqua pura e sarete purificati. Io vi purificherò da tutte le vostre impurità e da tutti i vostri idoli. Vi darò un cuore nuovo. Metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Porrò il mio spirito dentro di voi e vi farò vivere secondo le mie leggi e vi farò osservare e mettere in pratica le mie norme. Abiterete nella terra che io diedi ai vostri padri, voi sarete il mio popolo e io sarò il vostro Dio. Parola di Dio. Ripetiamo insieme, come la cerva nelle corsi d'acqua, così l'anima mia anela a te, oh Dio. Avanzavo tra la folla, la precedevo fino alla casa di Dio, fra
Preghiamo. O Dio che illumini questa santissima notte con la gloria della risurrezione del Signore, ravviva nella tua Chiesa lo spirito di adozione filiale, perché rinnovati nel corpo e nell'anima siamo sempre fedeli al tuo servizio. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e che regna con te nell'unità dello Spirito Santo, secoli dei secoli. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, non sapete che quanti siano stati battezzati in Cristo Gesù, siano stati battezzati nella sua morte. Per mezzo del battesimo, dunque, siamo stati sepolti insieme a Lui, nella morte, affinché come Cristo fu risuscitato dai morti, per mezzo della gloria del Padre, così anche noi possiamo camminare in una vita nuova. Se infatti siamo stati intimamente uniti a Lui, a somiglianza della sua morte, lo saremo anche a somiglianza della sua resurrezione. Lo sappiamo, l'uomo vecchio che è in noi è stato crocifisso con Lui, affinché fosse reso inefficace questo corpo di peccato, e noi non fossimo più schiavi del peccato. Infatti chi è morto e liberato dal peccato. Ma se siamo morti con Cristo, crediamo che anche vivremo con Lui, sapendo che Cristo è risorto dai morti, non muore più. La morte non ha più potere su di Lui. Infatti egli morì, e morì per il peccato una volta per tutte. Ora invece vive, e vive per Dio. Così anche voi consideratevi morti dal peccato, ma viventi per Dio in Cristo Gesù. Parola di Dio. Aleluya, aleluya.
vennero al sepolcro a levare il sole. Dicevano tra loro: chi ci farà a trovare via la pietra dell'ingresso del sepolcro? Alzato lo sguardo, osservavano che la pietra era già stata fatta rotolare, benché fosse molto grande. Entrate nel sepolcro, videro un giovane seduto sulla destra, vestito di una veste bianca, ed ebbero paura. Ma egli disse loro: non abbiate paura. Voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso. Non è qui, è risorto. Ecco il luogo dove l'avevano posto. Ma andate, dite ai suoi discepoli, a Pietro: egli vi precede in Galilea, là lo vedrete, come vi ha detto. Parola del Signore. Chi ci farà rotolare via la pietra dell'ingresso del sepolcro? È la veglia pasquale che celebriamo, la veglia pasquale. Di solito è a mezzanotte che questa celebrazione avviene. Nel buio della notte. Questo anno particolare ci fa celebrare la veglia pasquale alle 6:30. È ancora giorno. Però comunque è la veglia pasquale. Vegliare significa non dormire. Stasera, stanotte, la Chiesa veglia, non dorme, non può dormire. Dovete vegliare, non dovete dormire. Sapete perché? Perché non potete dormire? Per qualche incubo? Per qualche preoccupazione? La paura del Covid? L'incubo del terremoto a soffocare? E perché non dovete dormire? Ormai per paura. Non per l'incubo, ma per la gioia. Per la gioia che non possiamo controllare. Per la gioia che inonda la nostra vita, il nostro cuore. Vi è mai capitato di vegliare per una cosa bella? Forse per gli uomini, quando la moglie doveva partorire la prima volta. Io, la notte prima della mia ordinazione sacerdotale, non ho dormito, ho vegliato. I bambini che si accostano alla comunione me lo dicono. Il giorno della comunione, io stanotte non ho dormito. Per la gioia incontrollabile, immensa. E allora noi dobbiamo vegliare stanotte, perché è immensa la gioia. Perché celebriamo la vittoria, la risurrezione del nostro Maestro, del nostro Salvatore che ha vinto la morte. È vivo. Voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso? È risorto, non è qui. Ecco il luogo dove l'avevano posto. È risorto. La liturgia di stasera
fatta di tanti segni, tanti simboli. Il primo segno è il fuoco, che è stato ben dentro, fuori. Poi dal fuoco, il fuoco che è il simbolo della vita, che si sveglia. E dal fuoco abbiamo acceso il cielo pasquale, questa candela lunga grande si chiama cielo pasquale. E questo cielo pasquale è il simbolo di Cristo risorto in processione, in quella processione l'abbiamo portato in chiesa e il cielo ha illuminato la chiesa. Poi il secondo simbolo, il secondo segno è la lunga liturgia della parola. Quante letture? Quante letture abbiamo proclamato? Perché questa lunghissima liturgia della parola? È una liturgia che passo dopo passo ci ha fatto entrare nella storia di Israele. Prima